Mi chiamo Gino Soldera, sono il presidente dell'Associazione Nazionale di Psicologia e di Educazione Prenatale. Sono qui al convegno oggi dal titolo Vita Prenatale, inizio di un viaggio. Sono stato invitato per parlare delle emozioni della vita prenatale, per parlare dell'importanza della vita prenatale a partire dal concepimento e di tutte le meraviglie che l'essere umano presenta fin dall'inizio, con le sue capacità che sono motorie, percettive, comunicative, relazionali e, se mi permettete, anche intellettive, perché, come abbiamo osservato attraverso la ricerca, già in questa fase dimostra avere notevoli abilità intellettive. Da qui l'importanza del ruolo dei genitori, perché in questa fase l'essere umano forma il suo temperamento, cioè la sua struttura biopsichica, e questa struttura biopsichica si forma proprio nella relazione con l'ambiente di vita. L'ambiente di vita in questa fase è rappresentato dai genitori. Ed è importante che i genitori abbiano la consapevolezza delle capacità del bambino, è importante che interagiscano con lui, che lo riconoscano e che lo aiutino in questo suo processo di crescita e di maturazione. Ecco, noi diciamo che questo è un investimento che dura tutta la vita, quindi il nostro messaggio è un messaggio volto a dare maggiore dignità e consapevolezza alla realtà umana fin dal suo sorgere.